Buonasera, siamo qui per tenere il nostro ottavo incontro di questo corso organizzato dal CNF sull'inclusione delle persone LGBT e di origine etnica e razziale diversa da quella della maggioranza. In particolare, oggi, in questo che è il penultimo degli incontri del corso, affronteremo due temi collegati tra loro, ma in qualche modo con una caratteristica distinta. Il titolo del nostro incontro, come sapete, è Inclusione, discriminazione e conflitto, l'inclusività nelle procedure per il diritto d'asilo e nelle ADR, nelle procedure alternative di risoluzione delle controversie. Abbiamo due colleghe giovani ma impegnate già da tempo nelle materie di cui ci parleranno, che sono Paola Colasanto del Foro di Torino e membra dell'associazione dell'ASGI, e Valentina Pontillo invece del Foro di Milano che fa parte di Rete Lemford e dell'Avvocatura per i diritti delle LGBT, ed è una mediatrice familiare. Dalle qualifiche già capite che Paola Colasanto ci parlerà in particolare della questione dell'inclusività nelle procedure per il diritto d'asilo, mentre a Valentina Pontillo abbiamo riservato la trattazione del tema dell'inclusività nelle procedure di ADR, sempre ovviamente collegate alle questioni delle persone, dell'assistenza alle persone di origine etnica e razziale diversa da quelle della maggioranza. La cosa interessante è che il taglio del nostro discorso, un po' come abbiamo fatto anche negli incontri precedenti, è essenzialmente di taglio pratico. Le due relatrici di oggi sono essenzialmente degli avvocati, gli operatori pratici, e quindi l'illustrazione delle questioni, nonostante ci sarà adesso all'inizio una parte, diciamo, di alfabetizzazione per chi meno conosce i settori, che per dare le linee di quadro, per inquadrare un pochino le questioni, poi dopo però si entrerà nel dettaglio sulla base delle esperienze pratiche e dell'attività svolta sul campo nell'assistenza delle parti. Credo che questo sia la peculiarità dei corsi organizzati dal CNF e il valore aggiunto che possiamo dare noi giuristi pratici nella trattazione di queste tematiche, perché siamo più vicini alle parti per molto più tempo di quanto non vi siano i giudici o i professori universitari che studiano la situazione macro in maniera generale e astratta, mentre chi poi sul campo verifica le effettive esigenze delle persone e il funzionamento o meno della normativa, siamo noi avvocati. Quindi credo che le indicazioni saranno molto, molto utili per tutti, e quindi direi che posso passare la parola a Paola Colasanto, non prima di avervi ribadito che faremo un primo giro di domande di esposizione, e poi passeremo a delle domande più per approfondire alcune tematiche. Ovviamente rimane lo spazio per voi per porre delle questioni nella parte finale dell'incontro. Allora, Paola, direi che ti posso passare la parola. Credo Grazie. che tu ci darai appunto un quadro d'insieme del diritto d'asilo nella prospettiva del genere, e quindi lascio a te direttamente la parola.
Grazie, grazie Francesco. Sì, dunque, buongiorno a tutti e tutte, anzitutto. Io ma appunto, inquadrerò quella che è la prospettiva di genere nell'ambito della protezione internazionale. Dunque, il genere e l'orientamento sessuale e o l'identità di genere in determinati contesti socioculturali, in determinati paesi del mondo, possono rappresentare dei fattori di discriminazione. Discriminazione che, diciamo, in talune circostanze può anche rivelarsi una forma persecutoria che costringe queste persone, già nel paese di origine o nel paese di provenienza, a vivere ai margini della società o in condizione nella quale non possono essere liberi di esercitare i propri diritti. È il caso, ad esempio, delle donne e del caso delle persone LGBTQ. Queste persone, per sottrarsi ovviamente a questo tipo di situazioni, fuggono e dunque è noto a tutti noi quelle che sono le circostanze nelle quali troppo spesso queste persone sono costrette a svolgere il proprio percorso migratorio per giungere fino all'Unione Europea, in particolare mi riferirò all'Unità d'Italia, per chiedere protezione. Quindi, detta in maniera molto semplice, chiedere protezione non è nient'altro che cercare un luogo sicuro nel quale vivere, nel quale poter ritrovare quella dignità che troppo spesso è negata in alcune parti del mondo. La questione del genere in particolare e dell'orientamento sessuale sono state al centro di un vivo dibattito che in realtà non si è ancora arrestato. Sia teorico ma giurisprudenziale, ma in realtà coinvolge tutti i livelli, gli esperti e le esperte che si occupano di protezione internazionale. Io cito volontariamente tutti gli esperti ed esperte perché nella materia della protezione internazionale, come avrò modo di dire anche più tardi, uno dei degli aspetti fondamentali è proprio il lavoro che io direi quasi di equipe tra tutti gli operatori e operatrici che si trovano ad accogliere o comunque ad interfacciarsi con persone che fuggono e che arrivano chiedendo una protezione e nello specifico fuggono da persecuzioni di genere o dettate da motivi connessi all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Perché al centro di questo vivo dibattito? Perché il genere, l'orientamento sessuale non sono tra, diciamo, i motivi di persecuzione previsti dalla definizione di rifugiato che offre la Convenzione di Ginevra del 1951, che è lo strumento giuridico, diciamo, principale nella difesa dei rifugiati. All'interno della definizione, quindi il contenuto della definizione, infatti, cita quali motivi di persecuzione, cinque caratteristiche che, diciamo, fanno parte ovviamente dell'identità di ciascun essere umano e in particolare la razza, anche se io preferisco, chiamare etnia, la nazionalità, l'opinione politica, la religione e l'appartenenza ad uno specifico gruppo sociale. Quindi nella fattispecie, quindi nella definizione di rifugiato, gli elementi costitutivi sono da un lato la richiesta di protezione, quindi di un cittadino straniero che si trova, quindi sfugge fondamentalmente a persecuzioni connesse a queste caratteristiche e che per il fondato timore, diciamo, derivante proprio dagli atti persecutori subiti o che rischia di subire, non può avvalersi della protezione dello stato di origine o di provenienza, o non vuole di fatto, perché naturalmente ci possono essere situazioni svariate, situazioni differenti.
Ciò che è fondamentale per la definizione del rifugiato è la correlazione tra il fondato timore e la persecuzione. Quindi, come potete ascoltare, come saprete sicuramente, la definizione quindi non prevede tra questi motivi l'orientamento sessuale e neppure il genere. Questo perché storicamente la Convenzione di Ginevra è stata interpretata sulla base di esperienze maschili. Questo ha con l'aumento, diciamo, poi negli ultimi decenni delle domande di protezione da parte di LGBT+ e da parte di donne vittime di violenza di genere, ha reso necessaria un'importante riflessione che è cominciata, diciamo, con le linee guida redatte dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati nel 2002, che ha cominciato a fornire una prima definizione di persecuzione di genere in un'ottica, ecco, qui più di relazione uomo-donna, quindi ha in qualche modo delineato quelle che possono essere le violenze tipicamente commesse nei confronti delle donne da parte degli uomini, e ha fornito degli accenni sulla persecuzione per orientamento sessuale. Ciò che è di fondamentale importanza è che a partire, diciamo, da queste linee guida, le donne e le persone LGBT+ sono ritenute, sono effettivamente riconosciute appartenenti a specifici gruppi sociali in determinati contesti di origine e di provenienza, quindi nei quali questa appartenenza quindi li espone a un rischio di subire discriminazioni o persecuzioni. Infatti, basti pensare che l'essere donna in determinati contesti sociali e culturali privi di una protezione effettiva può costituire un fattore di forte vulnerabilità, tale appunto da esporre la persona, come dicevamo prima, a non esercitare appieno i diritti a vivere in condizioni di libertà. La definizione di gruppo sociale, giusto per chiarire questo punto che è fondamentale poi per tutto l'intervento, dunque, si tratta di un gruppo di persone che condivide una caratteristica comune, oltre che il rischio naturalmente di essere perseguitate o che sono percepite come gruppo da parte della società, quindi non necessariamente di fatto loro stessi, ecco, si ritengono appartenere ad un gruppo. Si tratta normalmente di caratteristiche innate che sono immutabili o che comunque sono parte fondamentale della propria identità. L'orientamento sessuale è poi stata, diciamo, come dire, ritenuta una caratteristica che può effettivamente accomunare un gruppo determinato di persone e che può fondare anche il diritto alla protezione internazionale, proprio perché in alcune parti del mondo, proprio in ragione dell'orientamento sessuale vengono perpetrate gravissime violazioni dei diritti umani. Questo è quello che è stato affermato poi successivamente, approfondito dalla nota del 2008 dell'UNHCR e poi dalle linee guida del 2012 sempre dell'UNHCR. Da un punto di vista del sistema asilo, quindi parlando proprio degli strumenti giuridici europei, la traduzione, diciamo, di questi concetti, quindi di questa estensione della definizione di rifugiato anche a coloro i quali fuggono per persecuzioni di genere o per orientamento sessuale, è, diciamo, già riconducibile alla prima direttiva cosiddetta qualifiche del 2004, dove effettivamente si legge proprio questo, cioè che l'orientamento sessuale può ritenersi in base alle circostanze del paese, quindi origine di provenienza, una caratteristica identificativa di uno specifico gruppo sociale. Non c'è stato, diciamo, un medesimo forte riferimento alle donne come specifico gruppo sociale, però diciamo che nella valutazione della domanda di protezione internazionale, comunque le direttive qualifiche che poi sono state recepite, seppur in alcuni casi con un po' di ritardo, per esempio, quanto l'orientamento sessuale è stata recepita nel 2014 dall'Italia, quindi diciamo che il processo
evolutivo in questo senso ha richiesto molto tempo. Quanto appunto alla valutazione della domanda, si deve comunque tenere sempre conto delle circostanze personali della richiedente no, e quindi anche ad esempio del sesso e in generale comunque si deve avere un'attenzione a tutto quello che può costituire l'identità del richiedente, quindi dall'età piuttosto che a circostanze specifiche, ecco. Aggiungo che normalmente può accadere, anzi, che la persecuzione, le discriminazioni per motivi legati al genere, afferenti all'orientamento sessuale, possono molto spesso correlarsi ad altri fattori, quindi possono derivare anche da situazioni particolari del richiedente nel paese di origine, della richiedente nel paese di origine di provenienza, quali ad esempio l'età, piuttosto che l'appartenenza ad una minoranza etnica, e questa intersezionalità, diciamo, tra fattori di discriminazione e fattori di persecuzione si rende evidente quando poi c'è effettivamente il resoconto, diciamo, il momento di ascolto del richiedente da parte degli organi demandati, ma anche in realtà da parte nostra, quando accogliamo una persona e dobbiamo fare un primo colloquio, ecco, per capire quali sono le motivazioni alla base di questa domanda di protezione. E per esempio, per quanto riguarda le persecuzioni per orientamento sessuale, può accadere che correlate ci siano persecuzioni per motivi di opinione politica, per esempio, perché è il caso, ad esempio, degli attivisti per i diritti degli LGBT+, ecco, quindi possono essere riconosciuti rifugiati anche sulla base di plurimi, ecco, fattori, non esclusivamente quello del genere o quello dell'orientamento sessuale. Quanto infine alla tutela, ecco, delle donne in quanto gruppo sociale che può subire in determinate circostanze specifiche discriminazioni proprio legate al genere, all'appartenenza di genere, rimando alla Convenzione di Istanbul del 2011, che l'Italia poi ha ratificato nel 2014, perché riconosce esplicitamente che la violenza e le discriminazioni contro le donne sono violazioni dei diritti umani fondamentali e dedica un capitolo specifico alle donne migranti e richiedenti asilo, proprio perché sono particolarmente esposte alla violenza di genere. Tra l'altro specifica che le violenze sessuali di genere, tra cui ad esempio la mutilazione genitale femminile, e persecuzione può ritenersi persecuzione, ovviamente sulla base poi di una valutazione globale di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dello stato di rifugiato, ai sensi comunque della Convenzione di Ginevra. Quindi c'è un rimando esplicito della Convenzione di Istanbul alla Convenzione di Ginevra per il riconoscimento dello status di rifugiato. Inoltre, la Convenzione di Istanbul enuncia proprio, invita gli stati sostanzialmente a non procedere a refoulement delle donne sopravvissute alla violenza sessuale di genere. Quindi fornisce, come dire, degli elementi molto specifici utili chiaramente anche nella valutazione poi delle domande di protezione internazionale da parte di donne vittime di violenza sessuale di genere. In questo senso, diciamo, questa lettura più sensibile al genere, all'orientamento sessuale, ha condotto naturalmente, anzi direi che è stata integrata via via dalla giurisprudenza che si è, diciamo, posta, che ha fatto applicazione proprio di, non solo della normativa, ma in qualche modo ha fornito degli spunti estremamente utili di riflessione che possono appunto servire anche nel nostro lavoro. E mi riferisco ad esempio alla Corte di Cassazione che in plurime pronunce ha riconosciuto appunto la fattispecie, proprio la possibilità delle donne vittime di violenza di genere di essere, come dire, ricondotte nell'altro gruppo sociale di cui è la definizione dello status di rifugiato. Perché appunto vittime di violenze
derivanti proprio da in determinati contesti dall'appartenenza al genere femminile. Il Tribunale di Milano nel 2020, per esempio, un recente, ha riconosciuto a una cittadina ivoriana sfuggita a un matrimonio forzato la protezione internazionale nella forma dello status di rifugiato proprio per l'evidente compromissione al diritto alla vita e alla libertà che tali pratiche avrebbero potuto determinare qualora lei poi fosse, diciamo, stata effettivamente costretta a sposare quest'uomo molto più anziano di lei, e ha, diciamo, fatto tutta una riflessione molto interessante proprio sull'appartenenza di genere, quale diciamo, caratteristica innata e mutevole che può essere quindi che può quindi determinare l'appartenenza a uno specifico gruppo sociale, per questo dare il diritto fondamentalmente alla protezione internazionale, sempre in determinate circostanze. Questo, diciamo, è la prima parte. Io, ovviamente, questa è una carrellata, purtroppo non posso scendere troppo nello specifico, però quello che posso aggiungere in conclusione è che sicuramente tutta quelle che sono, diciamo, la normativa che prevede, statuisce, per esempio, i paesi terzi sicuri, piuttosto per l'adozione di certe procedure molto accelerate per la valutazione dello status giuridico delle persone che giungono in Italia e chiedono di poter fondamentalmente fare ingresso in Italia, non, come dire, non si coniugano perfettamente con le esigenze di protezione tutelate dalla Convenzione di Ginevra e dagli strumenti normativi che regolamentano il diritto all'asilo. Perché? Perché naturalmente se fuggo da un paese che è considerato terzo sicuro, come per esempio la Tunisia, faccio adesso uno degli esempi, di conseguenza la mia domanda la mia domanda di asilo subirà degli effetti di un certo tipo, quindi sarà valutata più rapidamente in qualche modo, e non ci sarà nemmeno il tempo e come dire, la possibilità di svolgere quell'istruttoria necessaria, garantire quell'assistenza necessaria, che poi affronterò un po' più avanti, per consentire alla persona di esprimere effettivamente le esigenze di protezione, o comunque l'esclusione a priori, ecco, di un paese da quelli che diciamo, potrebbero essere meritevoli di protezione internazionale, di per sé non si coniuga affatto con quella che è la situazione, diciamo, regolamentata dalla Convenzione di Ginevra, che si basa su una valutazione individuale della domanda di protezione, quindi non si può fare una valutazione massiva sulla base della provenienza. Questo è un po' il succo, ecco. Ecco, allora, io direi, ti faccio subito una prima domanda per mettere a fuoco queste cose che stai dicendo, perché vorrei che poi, passando su altri temi, poi si perda questa cosa. Allora, tu hai segnalato come questo tipo di discriminazione non sia facilmente individuabile, no, all'interno di quelle che sono le regole generali, ormai anche un po' datate, della convenzione, che è dell'inizio degli anni 50, è una delle prime convenzioni fatte dopo la guerra. Immaginiamo, dopo la guerra, rifugiati, grandi spostamenti, spostamenti di confini, noi non ce lo ricordiamo, ma senza andare lontano, la Polonia è stata spostata di diverse centinaia di chilometri verso ovest, perché la Russia ha preso quello che era Polonia e la Polonia ha preso parte di quello che era la Germania, e la stessa Germania è stata divisa in due e molti tedeschi sono fuggiti. C'erano stati già durante la guerra dei grandi spostamenti migratori di persone che fuggivano durante la guerra, dalla guerra che aveva riempito l'intero continente, ma ovviamente aveva lasciato qualche sacca in cui si poteva stare un po' meglio, un po' peggio, e gli stessi territori degli stati sono stati spostati durante e alla fine della Seconda Guerra Mondiale, e quindi ci sono stati dei problemi di spostamenti. E quindi quella convenzione è figlia di quel tipo di problematiche
in gran parte problematiche europee, diciamocelo, perché la guerra si è combattuta in Asia, sì, ma in gran parte in Europa e in Nord Africa, e quindi fotografava quel tipo di rifugiati. E adesso invece sappiamo che molte delle persone che oggi, a distanza di più di 70 anni da quella guerra, quasi 80 ormai, molte persone fuggono dai propri paesi in cerca di protezione per sottrarsi alle persecuzioni di genere, invece, che sono emerse, si sono sviluppate, anche perché un po' dappertutto, per esempio per le donne, c'è stato un avanzamento della figura femminile che in alcune culture non è accettata e quindi la persecuzione è più forte. Poi si è diciamo emersa anche di più gli altri orientamenti di genere, e anche questi nelle culture più retrive sono perseguiti o ritenuti reati, se non malattie. E quindi questo tipo di rifugiati sono aumentati notevolmente, e quindi fuggono per sottrarsi a queste persecuzioni di genere, che possono essere il fattore unico, esclusivo della loro molla a spostarsi, oppure cumulativo con altre discriminazioni che subiscono. E la risposta del sistema europeo, al sistema europeo di asilo, alla domanda di protezione avanzata dalle vittime di questo tipo di discriminazione, quindi al di là della convenzione che è del 51, qual è la situazione? Vuoi darci qualche indicazione? Sì, in parte ho già diciamo, spiegato abbastanza, nel senso che ho cercato sin dall'inizio di fare dei riferimenti normativi proprio per, appunto, come dicevamo, un po' introdurre l'argomento. Ecco. Allora, la risposta appunto è fornita dalla regolamentazione che le direttive che si sono diciamo, succedute nel corso del tempo. Hanno portato fondamentalmente. Quindi la direttiva cosiddetta qualifiche, regolamento effettivamente definisce, quindi come dire, delinea un po' i confini di quelle che sono le definizioni di protezione internazionale nelle accezioni dello status di rifugiato, dello status di protezione sussidiaria. E sostanzialmente la direttiva accoglienza cosiddetta, che invece regolamento, ovviamente le modalità di accoglienza, fornendo quindi delle indicazioni sulle le garanzie, sulle modalità con le quali devono essere accolte le persone che presentano domanda di protezione internazionale in Italia, scusate, in Unione Europea, e poi la direttiva procedure, cosiddetta procedure, che invece regolamenta chiaramente la modalità con cui deve essere valutata la domanda di protezione internazionale in seno agli organi amministrativi poi per tutte le fasi che possono eventualmente svolte. E tu trovi che queste regolamentazioni di queste direttive si parlano tra di loro, sono in parte, nel senso che allora, prima di tutto, poi queste direttive da parte d'Italia vengono recepite, ovviamente, vengono recepite purtroppo in certi casi con un po' di ritardo, quindi questo chiaramente non ha. Soprattutto per quanto riguarda le persecuzioni di genere, non ha certamente aiutato, nel senso che le prime domande, ecco, le prime domande di protezione per questi motivi normalmente venivano rigettate, o se non venivano rigettate, le commissioni territoriali, che sono gli organismi che si occupano della valutazione delle domande in prima istanza. Spesso riconoscevano delle forme, una forma di protezione, diciamo sussidiaria, che era la forma di protezione umanitaria previgente. Quindi molte volte veniva trascurato il discorso del genere, il discorso di orientamento sessuale. Questo perché probabilmente ora io
con umiltà mi rivolgo alla platea che ascolta, nel senso che probabilmente queste diciamo, regolamentazioni sono ancora diciamo, parziali rispetto a quelle che sono le persecuzioni per questo ordine di ragioni. Quindi, per esempio, sulla persecuzione di genere, diciamo, nell'accezione, quindi nei confronti delle donne in particolare, c'è molto ancora da fare, cioè la traduzione normativa dal mio punto di vista, quindi questa è assolutamente la mia opinione, è ancora particolarmente scarna, nel senso che sicuramente all'interno sempre il decreto legislativo 251/07, il decreto legislativo 2508 e il 142 del 2015, ci sono delle formule che rimandano al dovere, diciamo, delle istituzioni di in qualche modo di apprestare delle tutele specifiche alle categorie, diciamo, vulnerabili. Quindi in queste categorie vulnerabili sono elencati una serie di soggetti che possono essere i minorenni, che possono essere le persone che sono affette da un disturbo mentale, le vittime di tratta di cui dirò più avanti, e per esempio le persone che hanno subito violenze psichiche, sessuali, quindi come dire, ci sono dei rimandi ma non specificatamente rivolti alla donna in quanto tale, che in determinati contesti vive situazioni di grande deprivazione. Quindi io nella mia esperienza ho incontrato molte più richiedenti asilo donne, anche perché nel mio lavoro, anche precedente a quello dell'avvocatura, appunto mi rivolgevo a questo target nell'ambito di, diciamo, un'associazione che si occupava proprio di questo. Quindi nel mio ruolo di paralegale, in quel caso, accoglievo, moltissime donne. E tutte queste donne che appunto portavano la loro domanda di protezione, quindi avevano già fatto oppure accompagnavano a fare domanda di protezione, quasi mai sostanzialmente si rendevano realmente conto quasi dell'entità, ecco, della persecuzione subita, perché in qualche modo quel retroterra culturale è qualcosa di che per loro è quasi abitudinario in qualche modo. Quindi, ad esempio, esprimevano altri tipi di esigenze, raccontavano, mettevano in luce altri tipi di argomenti, ma di fatto poi non raccontavano quasi mai alcune, non inizialmente, almeno alcune di quelle fattispecie, alcune di quelle situazioni che avevano vissuto e che fondamentalmente invece avrebbero potuto fondare la domanda, ecco, di protezione internazionale, il diritto alla protezione internazionale. Quindi sin dai primi arrivi, diciamo, sin dal primo arrivo, le persone necessitano di essere informate in tal senso. Gli strumenti, diciamo, europei che abbiamo a disposizione, che sono stati poi oggetto di recepimento, non prevedono a sufficienza, forse, nonostante lo esplicitino, che ci debba essere appunto un'informazione, che ci debba essere un'assistenza e quant'altro, ma non esplicitano ancora in maniera forse completa e esaustiva anche proprio il dovere di, come dire, spiegare in qualche modo a queste persone quali sono effettivamente le fattispecie che possono fondare il diritto alla protezione internazionale, tra cui le persecuzioni di genere. Quindi Sicuramente sotto questo punto di vista si tratta, nel momento in cui c'è la fase dell'accoglienza, anche quella di fare un'operazione di aggiornamento culturale nei confronti di queste persone che vengono in paesi meno fortunati del nostro, nel senso che hanno avuto un percorso di civilizzazione, di nascita e sviluppo della sensibilità verso i diritti umani, i diritti delle donne, i diritti di tutti, indipendentemente dagli orientamenti sessuali, che non fanno comprendere che quello aspetto, al di là della persecuzione razziale, al di là della persecuzione politica, al di là della persecuzione di altro tipo, è già un motivo per vedere accolto una richiesta di protezione.
Questo molte volte è talmente normale che in qualche paese le donne siano trattate male che loro pensano che questo accada un po' dappertutto e magari sono fuggiti per altri motivi, spinti da motivazioni di tipo diverso o non solo per quella motivazione e quindi poi non si rendono conto che magari sotto un altro profilo la loro domanda potrebbe non essere accolta, mentre invece se ben istruita sotto il punto di vista della persecuzione di genere, perché nel paese dove vengono magari non c'è la guerra civile, ma c'è una fortissima persecuzione di genere, questo gli consentirebbe nel sistema europeo, nella scala valoriale europea, di vedersi accolti. E quindi l'importantissimo, questa fase e la preparazione degli operatori che fanno l'intermediazione culturale con chi arriva, è sicuramente molto importante. Proprio collegandomi a questo aspetto del colloquio con le persone e le sensazioni che le persone hanno nel momento in cui arrivano un'altra parte del mondo, perché loro si stanno spostando da quella che conoscevano perché la rifiutavano o perché ne erano rifiutati e arrivano in Europa, nel nostro caso, e vorrei passare la parola a Valentina. Perché Valentina si occupa, occupandosi di mediazione e quindi di un percorso che parte proprio al di là da quello che sia una necessità giudiziaria, pre-giudiziaria, ci può dare un quadro intanto di quelle che è il problema dell'inclusione, appunto, nei confronti di persone che appartenendo a etnie, a razze, eccetera, che non sono quelle della maggioranza, si trovano a entrare nel nostro mondo europeo e quindi devono essere in qualche modo accompagnati anche in questi percorsi. Valentina, vuoi darci Francesco, un'introduzione? scusami, Dimmi. mi dice una collega via messaggio che non si sente. Non si sente? No, quindi Ma non so da che questo punto non si sente. noi ci sentiamo, quindi questo devo chiedere però alcuni mi dicono che sentono, quindi c'è Noi qualche problema. sentiamo, allora qualcuno se non sente Allora, qualcuno. l'audio arriva, quindi Ok. chi ha qualche problema deve provare a settare diversamente il proprio computer, il proprio altoparlanti, cuffie, perché noi l'audio, come il video, tra di noi e tra il centro del CNF circola perfettamente, quindi e molti dei 236 partecipanti del momento dicono che sentono. Quindi se qualcuno ha un problema, non è un problema che viene da qui da noi. Comunicazioni della regia. Allora, Valentina, ti stavo Sì. passando la parola. Vuoi cominciare a introdurre un po' questo Sì, tema? ti ringrazio. Allora, sì, definisco appunto il taglio del mio Sì. intervento, che in particolare è riferito più ai fattori di discriminazione, quali sono l'orientamento sessuale e l'identità di genere. E in questo senso mi interessa, anche se rischio di essere ripetitiva, perché se ne è senz'altro parlato negli interventi di chi mi ha preceduto, che cosa intendiamo quando parliamo di orientamento sessuale e identità di genere. Ci riferiamo più in particolare ad aspetti dell'identità sessuale, che è un concetto molto più ampio, un insieme di piani che sono connessi tra loro: il sesso biologico, l'identità di genere, il ruolo di genere e l'orientamento sessuale. Il sesso biologico è la mappa cromosomica, a che fare con ciò che ci rende appartenenti al sesso maschile e femminile, caratteristiche biologiche, mentre l'identità di genere si riferisce a come una persona si percepisce, se uomo, se donna o se rifiuta la categoria binaria. Quindi l'essere uomo o l'essere donna fa parte di quei significati culturali che vestono il sesso biologico. È una categoria storica che può quindi mutare nel tempo, perché mutano nel tempo i significati appunto dell'essere uomo, dell'essere donna. Per orientamento sessuale invece cosa intendiamo?
l'attrazione emotiva, affettiva, sessuale verso uno o più sessi e o generi. Quindi non esiste una categoria specifica, non esiste solo l'orientamento sessuale di tipo omosessuale, bisessuale, ma una molteplicità di varianti che non sono etichettabili, che spesso non vengono ricordate o menzionate e a volte tutto si riduce appunto alla categoria duale omosessualità, eterosessualità. Quindi, fatto questa aperta e chiusa questa breve parentesi, qual è il contesto in cui io invece voglio portarvi? Quello che riguarda parte della mia attività professionale, che è legata alla gestione del conflitto separativo. Mi capita sempre più spesso di gestire come unico legale della coppia la separazione, ma anche di affrontare, tolto il cappello appunto dell'avvocata, come diceva prima Francesco, il conflitto attraverso altri strumenti di ADR, quale la mediazione familiare. Mi capita e ci capita, confrontandoci anche in equipe con gli altri colleghi, meno spesso di lavorare con famiglie miste, con nazionalità o culture diverse, in cui la parità di genere non è un principio cardine. Mi riferisco a culture patriarcali o matriarcali, in cui la cultura della mediazione familiare non viene sufficientemente utilizzata, è distante, o perché è percepita dalla coppia come un contesto nel quale si può addirittura rischiare di non sentirsi sufficientemente accolti, e in cui quell'impostazione culturale può giocare appunto un elemento di discriminazione. Quando abbiamo a che fare con una coppia di genitori, con un cliente che sia madre o padre, che ha la medesima copertura di diritti rispetto all'altro genitore, il nostro lavoro di familiaristi, chi come me è in ascolto poi se ne occupa lo sa bene, ci consente di partire con una cassetta degli attrezzi pesante e ben fornita. I genitori hanno pari diritti, una responsabilità paritetica, congiunta nei confronti dei figli. Certo, a volte ancora dobbiamo scontrarci con un retaggio culturale che può essere dei clienti, nostro o dei giudici, che può impedire una vera gestione dell'equità di genere nella relazione di cura e che vede molte volte limitati i diritti dei padri nella gestione dei figli. Non sto facendo riferimento alla classica discussione del 50-50 nella divisione della frequentazione del collocamento, che a volte può essere opportuno oppure no. Penso più in particolare proprio a quelle situazioni in cui viene impedito a un padre di dormire con la figlia prima dei 6 anni, cioè ai pernottamenti, alle cene negate, ai bagnetti negati. Quindi, diciamo, ancora ci sono situazioni in cui dobbiamo avere a che fare con questo pregiudizio, a questa disparità nell'attività di cura. Forse si è aperto qualche microfono. Però in quella situazione, in quelle situazioni, quantomeno noi abbiamo il diritto dalla nostra, cioè c'è margine di lavoro. Il contesto invece in cui qui vi parlo, quello delle persone che sono coinvolte, le persone coinvolte hanno una differente situazione di plenipotenziarità, cioè non hanno la stessa capacità di prendere decisioni, non possono vantare le stesse pretese perché non hanno gli stessi diritti. La cassetta, quella cassetta degli attrezzi di uno dei due è vuota. I legami affettivi non sono riconosciuti o il pregiudizio è talmente radicato da diventare un ostacolo insormontabile. Quando parlo di conflitto do un taglio specifico, in particolare intendo il conflitto separativo dove ci sono i figli. Vi dico questo per farvi immaginare una coppia dove ci sono persone con orientamento sessuale non eterosessuale o con un'identità di genere non conforme che hanno figli tramite l'adozione all'estero o perché hanno avuto accesso alla PMA all'estero o alla gestazione per altri, figli di precedenti relazioni in una coppia eterosessuale, oppure pensate alla genitorialità coparentale, dove ci sono famiglie con due o più genitori, quindi una relazione di separazione ab origine. In un certo senso nascono separati dal principio. Quindi immaginiamo ad esempio di lavorare con una coppia di conviventi, di sesso diverso, etero, con figli,
in cui uno dei due si separa perché ha una nuova relazione con una persona dello stesso sesso, oppure perché sta per altri motivi, ma è in procinto di transitare, quindi di percorrere una riattribuzione, un percorso di riattribuzione del nome del sesso, oppure due madri in cui una delle due non ha potuto riconoscere il figlio che si stanno separando. In queste situazioni, i fattori di discriminazione come l'orientamento sessuale o l'identità di genere possono incidere nella soluzione del conflitto e pesare come macigni, diventando delle vere e proprie armi nelle mani dell'una o dell'altra parte. Pensiamo quindi allo sbilanciamento delle due posizioni di due genitori in una coppia same sex, alle prese con una separazione estremamente conflittuale, oppure a quella coppia dove il padre che sta facendo un percorso di transizione M2F, che ha dei diritti genitoriali certi riconosciuti, che rischiano invece di essere compromessi in una dimensione di sfiducia totale nel contesto conflittuale. Vorrei farvi degli esempi, perché questi fattori all'interno del procedimento giudiziale possono e sono stati già spesi come arma, facendo proprio leva sul pregiudizio, sulla mancanza di conoscenza, prima ancora che sulla mancanza dei diritti. In particolare, vorrei citarvi una sentenza del Tribunale di Napoli del 28 giugno 2006, tribunale che si è pronunciato su una richiesta di affidamento esclusivo da parte del padre a causa dell'orientamento sessuale della madre che si era innamorata di una donna. Il Tribunale per la prima volta statuisce che l'idoneità genitoriale non dipende dall'orientamento sessuale dei genitori, quindi una buona sentenza. Il giudice chiarisce che ai fini dell'affidamento dei minori, prima ancora della valutazione dell'idoneità genitoriale, è di per sé irrilevante e giuridicamente neutra sia la condizione omosessuale del genitore di riferimento, sia la circostanza che questi abbia intrapreso relazioni omosessuali. L'atteggiamento di ostilità, cito ancora, più o meno velata nei confronti dell'omosessualità, è ormai frutto di meri stereotipi pseudoculturali, espressioni di moralismo e denuti principi etici condivisi. Questa è una sentenza che è stata poi confermata in appello, in corte di Cassazione, ripresa dai tribunali e questo orientamento si è via via consolidato fino ad arrivare a una sentenza molto bella della Corte, che tanti conosciamo, la 19.599 della Corte di Cassazione del 2016, la quale precisa che se l'unione tra persone dello stesso sesso è una formazione sociale dove la persona svolge la sua personalità e se quella dei componenti della coppia di diventare genitori e di formare una famiglia costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi, allora deve escludersi che esista a livello costituzionale un divieto per le coppie dello stesso sesso di accogliere, ma anche di generare dei figli. Nonostante questi principi, il tema dell'esclusione e del pregiudizio non è stato risolto. Pensiamo alla sentenza della Corte Costituzionale del 200, 221 del 2019. Vi cito alcuni passaggi prima poi di chiudere su questa premessa. Una sentenza che a mio avviso ci riporta indietro di diversi anni e che richiama i pregiudizi legati al paradigma aspirante genitore omosessuale, pretesa egoistica di genitorialità, famiglia eteronormata, presupposto del benessere per il bambino. Di certo, dice la Corte Costituzionale 2019, non può considerarsi irrazionale e ingiustificata in termini generali la preoccupazione legislativa di garantire, a fronte delle nuove tecniche procreative, il rispetto delle condizioni ritenute migliori per lo sviluppo della personalità del nuovo nato. Vediamo quali sono, secondo la Corte. In questa prospettiva, l'idea, sottesa alla disciplina in esame, che in quel caso era la legge 40, che una famiglia formata da due genitori di sesso diverso, entrambi viventi in età potenzialmente fertile, rappresenti in linea di principio il luogo più idoneo per accogliere e crescere il nuovo nato. Non può essere considerata a sua volta di per sé arbitraria o irrazionale.
Non sento. Scusatemi, dicevo, mi sembra che siamo già entrati, hai già dato, Valentina, delle indicazioni molto, molto chiare di quello che è il taglio e le problematiche che questa attività e questa funzione di inclusione nei confronti delle persone che hanno queste problematiche pongono. Vorrei ritornare un attimo a Paola per sempre sul filo di queste situazioni. Paola prima ci ha fatto un quadro di quelle che è la normativa sia internazionale che poi la risposta del sistema europeo nei confronti delle persone che arrivano con questa necessità a volte nemmeno ben compresa di protezione dalle discriminazioni di genere. Quando le violenze di genere, quindi passiamo dalle discriminazioni alle violenze, quando le violenze di genere, soprattutto quando afferiscono alla violenza della sfera sessuale, determinano nelle vittime dei sentimenti di vergogna o sono generatrici di un disagio psicologico, qual è l'approccio che tu hai riscontrato degli organismi amministrativi, istituzionali che devono... ai quali è demandata la valutazione della domanda di protezione e quindi di conseguenza qual è l'atteggiamento necessario che deve avere l'avvocato che li deve assistere prima o difendere se poi si va nel giudiziale? Sì, grazie. Segnalo solo per correttezza perché mi stanno tempestando di messaggi che chi ha accesso con GoToMeeting non sta sentendo niente. Lo dico solo perché non sta sentendo proprio nulla, quindi mi dispiace, appunto tanto non sentono, quindi anche le scuse. Comunque ho allertato il Consiglio dell'Ordine di Torino perché almeno per i colleghi torinesi stiamo cercando di sistemare. Premesso. Scusa Paola, forse vale la pena allora condividere in chat anche il link di YouTube o di GestioLex in maniera tale che possano seguire l'intervento da lì. Quantomeno sì. Riescono a seguire. Sì. Ecco, sì. La regia, forse, diciamo, la regia può aiutarci in questo, perché c'è un problema con chi segue con una particolare applicazione, con GoToMeeting. Quindi. Sono solo loro che hanno Io questa allora problematica. condivido io il link allora intanto mentre lei controlla, grazie. Grazie, io intanto vado avanti e appunto mi focalizzo ora in particolare sulle violenze sessuali di genere, quindi appunto rispetto alle violenze sessuali di genere come appunto abbiamo visto fino adesso, quindi quello che ho già anticipato poc'anzi, si tratta di una violazione gravissima dei diritti umani che appunto si distingue dalla violenza generica perché è indirizzata verso individui o gruppi sulla base della loro appartenenza di genere. Allora, io comincerei questa parte di intervento con fare una descrizione di quelle che sono le tipologie di violenza sessuale di genere. Che appunto possono afferire sia la sfera fisica che la sfera psicologica, e in particolare con riferimento alla violenza sessuale, che purtroppo sfortunatamente riguarda la più parte delle persone che fuggono e che affrontano il percorso migratorio per giungere fino in Europa. Perché la violenza sessuale è diffusa ed è utilizzata spesso come un'arma di guerra in determinati contesti e non solo, anche come diciamo, arma vera e propria per la pulizia etnica, oppure ancora in determinati contesti come una merce di scambio. Come avvocata e in generale come operatrice del diritto, mi sono trovata appunto di fronte a persone che hanno subito queste violenze molto spesso, perché le mie prime, diciamo, esperienze con donne
vittime di violenze di genere, in particolare di violenza sessuale, è cominciata nel 2014-2015. La violenza sessuale come arma di guerra e pulizia etnica è qualcosa di attualissimo e secondo la mia opinione, per riuscire ad affrontare questo tema e quindi per affrontare la dimensione del trauma, la dimensione del disagio e la dimensione anche della vergogna che questo tipo di violenze possono suscitare nella persona che ne è soggetta, è doveroso citare alcune testimonianze che in realtà ho volutamente come dire, ricercato in fatti di cronaca odierni, che purtroppo trovo che siano oggetto di scarsa diffusione mediatica. E quindi mi riferisco ad esempio ai fatti che sono occorsi nel Donbass ucraino, quindi poco distante da noi, dove l'arma di guerra, la violenza sessuale utilizzata come arma di guerra è stata ed è diffusa, oltre che atroce, crudele, nei confronti di donne e uomini indistintamente, in particolare nei confronti di giornaliste, giornalisti, combattenti, oppositori, prigionieri. C'è un'organizzazione non governativa che si chiama che ha chiamato questo report Dolore Silenzioso, proprio perché di questi fatti in realtà c'è pochissima diffusione, e che ha parlato di donne trafitte nel petto con dei cacciavite, uomini violentati con oggetti di vario genere, tra cui un trapano, minacce, nudità forzata, scosse elettriche ai genitali. Una situazione analoga e estremamente atroce è quella che sta accadendo in Etiopia, nella regione del Tigri, che è la regione a nord che confina proprio con l'Eritrea. Da novembre 2020 è in atto questo conflitto tra il governo centrale e il governo, diciamo, locale Tigri, e a questo conflitto, diciamo, ha preso parte anche diciamo, il corpo d'arma, diciamo, l'esercito eritreo. Ecco, da quando sono cominciati i conflitti, uno dei principali mezzi di guerra utilizzati sono proprio gli stupri nei confronti delle donne tigrinie, questi abusi di massa, quindi si parla di stupri di massa, di situazioni in cui persone della stessa famiglia sono costrette a violentare e a stuprare un membro della propria famiglia, pena la morte, e sono proprio diretti e volti a cambiare il sangue. Queste sono le dichiarazioni delle testimoni che hanno reso alla CNN di recente, quindi cambiare il sangue di queste donne tigrinie che vengono definite da questi aggressori aguzzini come delle donne senza storia, quindi di fatto per invertire la rotta, quindi annullare completamente questa etnia. Si parla di dalle cartelle cliniche che sono state mostrate da CNN, dai medici etiopi che hanno curato queste donne, si parla di oggetti inseriti nella vagina di queste donne, da pietre, chiodi, plastica, più ne ha più ne metta. Io mi dispiace dire tutte queste cose, ma è la dimensione di quello che ci troviamo con il quale noi ci interfacciamo abitualmente nell'ambito della protezione internazionale. Quindi le donne che sono, diciamo, fuggite dai propri paesi per persecuzione di genere o per qualsiasi altro tipo di motivo, in realtà si trovano lungo il viaggio migratorio a vivere questa condizione di gravissima violenza. In Libia, come è noto nelle cronache, questi fatti sono all'ordine del giorno e riguardano indistintamente sicuramente donne e uomini, ma certamente la dimensione della violenza sessuale riguarda più nello specifico le donne. In particolare, come è forse più noto, in Libia la violenza sessuale è anche utilizzata come merce di scambio, come minaccia, perché di fatto queste donne vengono minacciate di subire violenze, e quasi sempre le subiscono in realtà, laddove non possano diciamo, ottenere del denaro da parte dei familiari, che quindi possano liberarle da questi luoghi di prigionia nelle quali sono detenute. Quindi ecco qual è la dimensione
nella quale ci troviamo. Ci si trovano tutti gli operatori e le operatrici che accolgono queste persone all'arrivo. Quindi voi capirete bene che la difficoltà di poter pensare a delle procedure accelerate, la difficoltà di poter pensare che una domanda di protezione si possa valutare in fretta e furia, la violenza sessuale come rientra tra le fattispecie di persecuzione riconosciute dal decreto legislativo 251 del 2007, quindi tra i motivi, diciamo, che possono legittimare il diritto alla protezione internazionale, ovviamente nel momento in cui la fattispecie dello status di rifugiato è soddisfatta, quindi tutti gli elementi costitutivi devono sussistere, ma di fatto l'impatto, diciamo, di questo trauma è talmente forte che gli effetti possono protrarsi anche successivamente e quindi di conseguenza l'eventuale esempio di torno di queste donne e delle persone in generale vittime di questo tipo di violenze può essere di per sé, come dire, determinare situazioni di intollerabilità, perché di fatto in molti di questi paesi poi non ci sono gli strumenti per affrontare questo tipo di situazioni di problemi. Quando queste persone arrivano in Italia, normalmente la prima fase è quella del soccorso, della prima assistenza, che normalmente avviene nei cosiddetti punti di crisi. Successivamente si apre, diciamo, quella che è la fase dell'accoglienza. E c'è una prima fase che avviene nei centri di accoglienza cosiddetti CARA, oppure nei CAS, quindi centri di accoglienza straordinaria, dove in quella fase avviene, diciamo, la formalizzazione vera e propria della domanda di protezione internazionale, nella quale eventualmente si può dare atto della vulnerabilità della persona che deriva da circostanze di questo genere. Tuttavia, la fase, diciamo, successiva, cioè quella che proprio riguarda i percorsi di accoglienza e percorsi di integrazione, avviene in quello che oggi è il sistema asilo, il SAI, che è stato istituito, cioè, diciamo, è quello che è il vecchio SPRAR, diciamo, che poi è stato modificato varie volte dalla normativa, fino oggi a essere ricostituito in questo sistema che riammette i richiedenti asilo che prima, con la decretazione, la legge seguente, diciamo, al decreto legislativo introdotto, il decreto legge introdotto da Salvini, insomma, noto alle cronache, escluse appunto i richiedenti asilo dai percorsi di accoglienza e integrazione. E questo, naturalmente, capirete che con quel tipo di dimensione, con quel tipo di trauma, quel bagaglio con cui si arriva a escludere queste persone da percorsi di supporto legale, supporto psicologico, supporto sociale, diventa veramente pregiudizievole e può portare poi a conseguenti discriminazioni, nel senso che le persone che non seguono dei percorsi, che non riescono a seguire dei percorsi effettivi di accoglienza, sono quelle persone che una volta poi uscite dal circuito dell'accoglienza potrebbero ritrovarsi fondamentalmente ai margini della società in situazioni di gravissima vulnerabilità. Quindi di fatto è, come dire, viene da dire quasi un effetto domino, cioè laddove manca un'effettiva accoglienza, un'effettiva presa di contatto con queste persone, profonda e leale, mi viene anche da dire, non si potrà ottenere nessun risultato positivo, perché la persona non solo non si regolarizzerà, ma ricadrà in una situazione di gravissima vulnerabilità. Quindi io questo ho voluto dire perché è fondamentale dal mio punto di vista l'impostazione di un buon percorso di accoglienza, proprio per quello che dicevo prima, perché spesso e volentieri manca la consapevolezza da parte di queste persone circa il fatto che le violenze e le discriminazioni subite possono legittimare il riconoscimento di una protezione. Le sopravvissute e sopravvissuti a queste violenze quasi sempre non si qualificano come tali in un primo momento, che in questo periodo storico mi sembra bene affermarlo e sottolinearlo, viste le affermazioni di alcuni esponenti, perché spesso non sono in grado di raccontare le violenze vissute immediatamente, ma solo successivamente, tanto è che in certi casi è necessaria una seconda domanda d'asilo, quindi non subito emerge quel vissuto, quel racconto. Le donne, ad esempio, potrebbero non avere un'esperienza o una fiducia nella comunicazione con le autorità
per esempio. Oppure le persone LGBT+, che spesso nei propri paesi di provenienza o di origine sono emarginate, si trovano isolate dalle comunità e dalle famiglie, potrebbero nutrire dei sentimenti di vergogna, di omofobia interiorizzata, potrebbero essere inibiti, potrebbero anche, come dire, non essere loro stessi consapevoli in qualche modo di quanto è accaduto, di quello che hanno subito. La valutazione quindi della domanda di protezione internazionale da parte degli organismi amministrativi e giurisdizionali deve tenere conto di tutti questi aspetti, perché naturalmente il punto chiave della valutazione di una domanda di asilo è l'ascolto, quindi l'ascolto che deve essere un ascolto il più possibile imparziale, il più possibile teso a oggettivizzare quelle che sono le circostanze raccontate da queste persone, ma non può l'ascolto non tenere conto non solo della dimensione di genere, ma della dimensione del trauma che le persone portano con sé, riferendoci ovviamente a questa categoria specifica di persone. Il colloquio di solito avviene se appunto non preparato, quindi non c'è stato un supporto di elaborazione del trauma, avviene in situazioni in cui la persona è affetta da un disturbo da stress post-traumatico. Io quasi tutti i richiedenti asilo che ho assistito, devo dire che avevano, è stata diciamo, certificata in quei casi perché erano accompagnati in questo percorso, questo tipo di disturbo, che quasi sempre si accompagna anche a una depressione. Quindi è chiaro che nel momento in cui queste persone si trovano a dover rivivere in qualche modo quello che hanno vissuto davanti a un organismo amministrativo, laddove non sono stati accompagnati a farlo, potrebbero non riuscire ad esprimere tutto quello che poi fondamentalmente costituirebbe ragione di protezione. Durante la, diciamo, nell'ambito della valutazione della domanda, oltretutto si deve tenere conto delle differenze culturali, quindi ciò che diciamo gli avvocati anche sono chiamati a fare quando sono coinvolti già nella fase della commissione è proprio verificare, no, che il colloquio avvenga secondo questi criteri, secondo queste modalità, quindi tenere conto di questo, tenere conto che la memoria è molto soggettiva. E quindi quando ci sono state esperienze traumatiche, spesso la memoria del richiedente è, come dire, rimanda a delle istantanee. Quindi è molto difficile per il richiedente o la richiedente ricostruire il proprio vissuto, quindi contestualizzarlo anche. Una cosa fondamentale sia per la commissione che per i giudici, i tribunali, è cooperare insieme ai richiedenti. Quindi c'è un dovere di istruttoria da svolgere da parte degli organi che giudicano, che valutano la domanda di protezione. Quindi non è, come dire, la ricerca, la contraddizione del richiedente, ma piuttosto cercare di portare la persona a ripercorrere tutte le tappe di questo, del suo vissuto, per cercare di contestualizzare il più possibile la situazione, quindi poter, diciamo, valutarla in base agli elementi, a tutti gli elementi. Perché questo? Perché il parametro poi di valutazione principe, diciamo, della domanda di protezione è proprio la credibilità. Quindi, di fatto, essendo queste persone fuggite e ovviamente quasi sempre senza documenti, oppure le vittime appunto di questo tipo di violenza quasi mai hanno delle prove con sé che possano certificare, se non molto spesso i loro stessi segni sul corpo. Quindi, in qualche modo, spesso è capitato che anche in ufficio, penso che a tutti coloro che si occupano di questa materia sia capitato che delle persone si deludino quasi per farti vedere, perché devono farti vedere quello, il segno di quello che loro hanno vissuto. Quindi quando appunto non c'è prova, è la testimonianza della persona la prova massima di quello che è accaduto, ed è per questo che a soccorrere in questi casi, per soddisfare questo onere probatorio attenuato ovviamente, non solo è la contestualizzazione, quindi far riferimento alla situazione del paese, andare ad approfondire quello che accade in quel determinato contesto, ma anche verificare se, per esempio, in base all'articolo 3 poi del decreto legislativo 151/07, il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, abbia reso comunque delle dichiarazioni pertinenti, plausibili, e quindi in qualche modo che sia ravvisabile quella coerenza interna
ed esterna. Per me, proprio come avvocata, quello che io posso portare come mia esperienza è questo. Nell'ambito della protezione è fondamentale interfacciarsi con tutte le operatrici e gli operatori che appunto assistono la persona, e l'avvocato può fare la differenza in questo, quando intercetta, ad esempio, prima ancora che magari alcuni operatori, alcune operatrici, perché questo può accadere, una situazione di grave trauma, una situazione di grave vulnerabilità. Segnalare e cercarla di accompagnare questa persona a svolgere l'audizione nella maniera più serena possibile, per quanto possibile, perché evidentemente lo stress, diciamo, che già porta un tipo di procedimento come quello amministrativo in seno alla commissione, è quadruplicato laddove poi si debba ovviamente andare avanti ad un giudice che naturalmente, soprattutto considerato anche le tempistiche che i tribunali ultimamente hanno nel fissare anche le prime udienze di comparizione, può portare i richiedenti e le richiedenti ad avere veramente dei momenti di gravissimo sconforto, da portarli veramente a situazioni drammatiche di depressione, oltretutto li costringono a situazioni di gravissima incertezza. Io questo per chi, diciamo, è nei circuiti dell'accoglienza. Tengo soltanto quest'ultimo punto che riguarda chi invece non è in accoglienza, facendo un salto indietro rispetto a coloro, appunto, i quali alla prima domanda di protezione non riescono a esprimere e a raccontare quelle violenze, quelle persecuzioni subite. Il caso di una signora che ho conosciuto proprio quest'anno, anzi forse l'anno scorso, comunque di recente, che mi ha portato la sua, appunto, necessità di avere documenti, perché lei di fatto vive in Italia da moltissimi anni, ma è senza documenti. Lei è una cittadina nigeriana che ha avuto un passato di particolarmente violento e particolarmente tortuoso nel proprio paese di origine, e il padre voleva costringerla a sposare un uomo molto più anziano. Lei si è rifiutata, e per questo sono seguite plurime violenze dalle quali lei si è sottratta. Si è sottratta, purtroppo, è, diciamo, stata reclutata dalle organizzazioni criminali dedite alla tratta degli esseri umani ai fini dello sfruttamento sessuale. Quando è giunta qua in Italia, la domanda di protezione è stata ovviamente falsata, perché è stata accompagnata proprio dalla sfruttatrice, quindi di fatto ovviamente non era sotto, come dire, sotto coercizione, sotto minaccia, quindi rese delle dichiarazioni del tutto contrastanti. All'epoca, si parla di molti anni fa, forse anche questa attenzione alla dimensione di genere era molto inferiore e alla dimensione anche dello sfruttamento sessuale di queste donne, quindi lei rimase poi senza documenti fondamentalmente. Quando è arrivata da me e abbiamo deciso, perché ho chiaramente contestualizzato la situazione anche grazie all'aiuto degli operatori, questo ci tengo a dirlo, che l'hanno accolta ad un primo sportello territoriale, è emerso che questa signora fondamentalmente aveva soffriva di una fortissima insonnia, di incubi, e fondamentalmente è giunta un giorno nell'ufficio chiedendomi se stesse per morire, guardandomi molto, appunto, fissa negli occhi, dicendo: io sto per morire perché sento delle voci. Queste voci le dicevano che fondamentalmente lei non valeva nulla, che lei era soltanto una prostituta, che lei era soltanto una persona incapace, insomma. E questa dimensione di gravissimo disagio psicologico si è poi tradotta anche in somatizzazioni fisiche gravissime. Oltretutto poi ha scoperto di essere incinta, quindi vi lascio immaginare la grandezza del problema. Questa persona l'abbiamo accompagnata, diciamo, a presentare una domanda reiterata di protezione internazionale, quindi ecco che una seconda domanda di asilo, dichiarando sin dalla formalizzazione attraverso una memoria di accompagnamento quella che è la situazione. Ma la parte fondamentale è e sarà arrivare all'audizione con una persona, non voglio dire nuova, ma sicuramente supportata, perché lei, da quando diciamo, ci siamo conosciute, ha diciamo, un supporto psicologico professionale, e sta compiendo dei passi incredibili. Quindi di fatto ecco come è importante subito evidentemente intercettare
la dimensione del trauma, la dimensione del disagio psicologico, accompagnare le persone verso l'elaborazione per poi anche avere un risultato da un punto di vista di tutela. Ecco. Torniamo a Valentina, che ci aveva cominciato a fare degli esempi relativi a delle procedure giudiziarie. Vediamo un pochino come le tecniche di soluzione alternativa del conflitto e la mediazione familiare, di cui hai fatto cenno già nella tua prima parte dell'introduzione, possono ridurre le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. Sì, io prima ho fatto riferimento a dei casi trattati appunto nei giudizi, dove il concetto di arma, sicuramente adesso ascoltando l'intervento di Paola, viene ad essere ridimensionato, pensando agli esempi terribili che lei ci ha portato. Al di fuori del procedimento si ho menzionato le tecniche di risoluzione alternativa del conflitto, come la mediazione familiare, che rappresentano uno strumento di grande portata perché si basano sul principio di fondo della parità delle persone coinvolte, e questo a prescindere dai diritti di cui si è titolari. Che cos'è la mediazione familiare? Mediazione familiare è un laboratorio in cui le persone cercano e rinnovano un patto tra loro, un patto genitoriale, attraverso il quale coniugano la libertà di scelta, l'autodeterminazione e la responsabilità. Quindi è un laboratorio in cui si tenta continuamente di passare dalla dimensione normativa a quella più concreta e quotidiana. Cioè è un'opportunità che accetta a priori la mediazione la legittimità delle molteplici scelte di vita che la trasformazione sociale in atto comporta. Quindi è un'opportunità che di per sé accoglie in modi diversi e attuali di fare famiglia, come sono quelli delle coppie dello stesso sesso, delle coppie della genitorialità anche coparentale. È un lavoro che viene fatto dai genitori insieme a un mediatore o una mediatrice, che ha il compito di governare il conflitto e di mantenersi quindi equidistante, ma talvolta anche qui vicino alle parti, e di facilitare all'interno però di una comunicazione che deve rimanere rispettosa, che cosa? La rappresentazione dei bambini. Bambini che non sono presenti, perché a lavorare ci pensano i genitori, rappresentazione dei bambini e del loro sentire, della loro sofferenza, dei loro bisogni, delle loro paure, dei loro desideri, e quindi a dare loro una voce. È un percorso che può essere avviato spontaneamente, ma può essere anche avviato tramite invito del giudice. Capita sempre più spesso, ad esempio Tribunale Milano è prassi che già nel provvedimento che fissa la prima udienza, il giudice della famiglia inviti i genitori a avviare un percorso quantomeno ad informarsi sulla mediazione familiare, cioè proprio uno sportello dedicato in tribunale, ma so che questa è una attività che è già stata presa in diversi altri fori. Ricordo che noi avvocati abbiamo l'obbligo di informare le parti, questo obbligo è stato introdotto con la legge che ha introdotto e regolamentato la negoziazione assistita, quindi la 162, di informare le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare e dell'importanza per i figli di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore. Quali sono i benefici che può quindi portare in queste situazioni la mediazione familiare? Pensiamo che la mediazione familiare è un esercizio di democrazia. Traggo spunto per portarvi questa associazione che per me è molto importante e significativa, proprio per rendervi l'idea della portata di questo strumento, in queste situazioni soprattutto. Traggo spunto da un saggio, un saggio molto interessante di una delle fondatrici della mediazione familiare insieme al dottor Scaparro in Italia, che è Irene Bernardini, che è stata mia maestra. Esprime molto bene il concetto perché spiega quanto per la mediazione familiare lo scopo sia quello di restituire potere decisionale ai genitori, così la possibilità democratica
di partecipare equilibratamente all'esercizio del potere decisionale da parte di entrambi i genitori trova respiro proprio nel vuoto di potere che la mediazione garantisce, perché in quella stanza lì non comanda nessuno, tocca mettersi d'accordo, cioè non c'è un giudice che prende le decisioni per, non c'è un avvocato che decide per, affianca e sostiene. Il mediatore sorveglia però. Il mediatore potremmo dire che è il garante della democraticità del processo. È intransigente, perentorio, nell'impedire, ad esempio, che il potere del denaro, l'ascendenza sui figli, una particolare ascendenza sui figli, il diritto di genitorialità negato a un genitore dello stesso sesso, o il percorso di riattribuzione di genere vissuto da uno dei due all'interno di una negoziazione siano usati come deterrenti o come armi di ricatto. Quindi diciamo che queste sono sicuramente le ragioni che spingono la richiesta o anche a proporre la mediazione familiare in questi casi. Sono i punti di partenza e il focus rimane, resta quello dei bambini e dei loro affetti, prima che dei loro diritti, quindi i legami prima che i diritti. Questo è ciò che interessa, cioè è la sostanza. E posso garantirvi che un genitore responsabile, anche se furioso, rancoroso, addolorato, che è portato a ragionare in questa chiave di lettura, con questo continuo esercizio su che cosa è importante per i propri figli, quell'abbraccio, quella routine, quella storia raccontata dal papà o dalla mamma, quel momento delle coccole, del gioco, del bagno, quello diventa un punto fermo nella sua vita piccola, cambia il più delle volte la prospettiva. Ed allora la mediazione familiare diventa uno spazio in cui quelle posizioni che sono sbilanciate diventano meno importanti del riconoscimento del valore reciproco dell'essere genitori per quel bambino o quella bambina. Devo sicuramente menzionare dei limiti che permangono, perché, come vi dicevo, la mediazione presuppone un accesso spontaneo e non vincolato, quindi ci deve essere una vera volontà di impegnarsi anche quando è il giudice ad invitare, perché sappiamo che il giudice non può prescrivere la mediazione familiare. Quindi ci sono coppie che non arrivano mai in stanza, perché quel genitore che ha pieni diritti, che ha potuto riconoscere il figlio, non vuole cedere porzioni di potere all'altro genitore. Non gli interessa, è concentrato sulla sua unica posizione, oppure sostiene che sia necessario per i figli evitare qualsiasi ulteriore contatto. E quindi quelle coppie non ci arrivano, o magari ci arrivano, ma nel momento in cui si tratta di arrivare al sodo e quindi di iniziare a mettere dei punti fermi, definire un calendario delle visite ordinarie, straordinarie, quella persona con diritti inizia magari a subire e non ci sta, e quindi si alza, decide di alzarsi e se ne va. Ci sono poi altri limiti che riguardano sicuramente la diffidenza che le persone LGBT possono avere nel rivolgersi a un professionista inesperto, con pregiudizi legati all'ambito familiare e alla composizione della famiglia. Capita a volte di riferirsi a mediatori familiari o avvocati, insomma specialisti, che sono con un orientamento sessuale simile a quello del cliente, cioè che il cliente vada a cercare questo tipo di caratteristica, di aspetto. Quindi Ovviamente sicuramente. per avere un gradino di accesso meno ripido al colloquio con una persona che sente più vicina a sé come sensibilità, come trova qualcosa che lo avvicina di più. Tutto il problema dell'inclusione e dell'accoglienza è dato dal restringere le distanze, accorciare le distanze, trovare un canale di comunicazione tra persone che vengono da mondi diversi, non c'è niente da fare, sono mondi diversi. In questo la funzione dell'avvocato, sia esso avvocato che assiste la parte,
ossia l'avvocato mediatore, cioè il mediatore, credo che sia poi in realtà la funzione più alta, quella che Carnelutti diceva rivolgendosi e parlando degli avvocati, dicendo: io credo che quello dell'avvocato, che un munus onorario, una funzione altissima della società, l'avvocato è un pontifex, cioè colui, come il pontefice massimo, il pontefice è colui che mette in comunicazione la divinità con l'uomo. Gli avvocati mettono in comunicazione uomini con uomini, sono dei pontieri, devono stendere dei ponti attraverso i quali ci si può parlare. Chi viene da mondi diversi, sono esattamente il contrario dei mari che separano, o di coloro che vogliono il blocco navale per separare chi vive sulle due sponde dello stesso mare. L'avvocato è colui che deve creare il ponte, anche più lungo di quello dello Stretto di Messina. Ed è un lavoro difficile, sia che l'avvocato lo faccia da assistente, sia come mediatore. Il mediatore altro non è che colui che cerca di mettere in comunicazione, è un pontefice anch'esso. Io sentirei ancora Paola per concludere diciamo, l'ultimo aspetto che mi premeva, sempre collegandoci a questo. Tu ci hai parlato di violenza di genere sulle donne migranti e rifugiate, violenza che purtroppo non sempre si ferma al di là delle sponde dell'altra parte da cui provengono, ma può anche continuare in Europa, in Italia, e quindi può continuare a marginalizzare queste persone. La tratta ai fini dello sfruttamento sessuale. Ricordiamoci il primo periodo delle grandi migrazioni che hanno riguardato l'Italia, stiamo parlando dei primissimi anni 90, quando ci fu la migrazione dall'Albania, e sappiamo che le donne albanesi che arrivavano, molto spesso giovanissime, erano avviate dalla neonata criminalità albanese, e essenzialmente come sfruttamento sessuale. In questo facilitati anche dal fatto che somaticamente gli albanesi sono molto simili a noi, e quindi era più facile mimetizzarle e anche far avere un contatto più mimetico. Ma erano fortemente ghettizzate ed erano portate essenzialmente per quel tipo di sfruttamento. In questo caso, la parte dell'avvocato o del giurista che sia nelle fasi dell'accoglienza, quanto è importante individuare queste forme più striscianti di discriminazione, proprio nei confronti delle persone che sono vittime di tratta, e quali sono i primi strumenti che si possono attivare per tirarli fuori da questa ghettizzazione, che non è così palese come quella che ci può essere verso la persona che è di razza completamente diversa, no? Poi abbiamo visto, c'è stato tutto un periodo dello sfruttamento delle nigeriane, prima qualcuno di voi faceva riferimento, quando è e qual è lo strumento e l'approccio che deve essere fatto proprio per individuare quelli che sono più striscianti come situazioni di discriminazione e di sfruttamento. Sì, anzitutto comincio con dire che la tratta allo scopo dello sfruttamento sessuale è una specifica forma di violenza sessuale di genere, e che vi sono numerosi strumenti sovranazionali, nazionali, che diciamo prevedono delle specifiche forme di tutela per le donne vittime di tratta, ai fini dello sfruttamento sessuale, intendo. E non solo, ovviamente, adesso mi concentrerò su questo, ma è naturale che la tratta comprende molto altro. Le vittime di questo gravissimo sfruttamento
sono generalmente reclutate tra quelle persone che già nei paesi di origine vivono una condizione di degrado o comunque, per esempio, con riferimento specialmente alle vittime di tratta provenienti dalla Nigeria, per esempio famiglie molto numerose, normalmente la primogenita è quella che in qualche modo sulla quale si fa un investimento per cercare di sostanzialmente mantenere tutto il nucleo familiare, più o meno consapevolmente poi di quello che la persona farà e dovrà fare in Italia o in Europa. Prima di addentrarmi, diciamo, in questo, preciso che diciamo, la tratta è inclusa esplicitamente tra le forme di persecuzione che possono legittimare il riconoscimento alla protezione internazionale e che, diciamo, non è cosa assai, cioè, non è cosa scontata affatto, ma oggi diciamo, gli strumenti principali in materia di asilo prevedono che le vittime di tratta siano considerate delle categorie vulnerabili, delle categorie portatrici di esigenze particolari, proprio verso le quali devono essere adottate delle specifiche garanzie procedurali e anche proprio delle forme di accoglienza. La possibilità, diciamo, per le vittime di tratta di, come dire, di essere riconosciute rifugiate oppure titolari di protezione sussidiaria quando, diciamo, c'è un rischio di persecuzione oppure di danno grave, è assolutamente, diciamo, riconosciuta, in qualche modo richiamata anche dalla direttiva 2011-36 dell'Unione Europea, che in realtà regolamentava il contrasto e la prevenzione alla tratta, che è appunto il fenomeno transnazionale per il quale è necessario naturalmente mettere in atto più strumenti su più livelli, e anche dallo stesso protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sul trafficking e la Convenzione del Consiglio d'Europa 187, proprio dedicata al fenomeno. Diciamo, ciò detto, oggi appunto le vittime di tratta, proprio ai sensi della, diciamo, direttiva cosiddetta accoglienza, poi recepita nel decreto legislativo 142 del 2015, possono beneficiare contestualmente, quindi si intende vittime di tratta e richiedenti asilo, possono beneficiare delle misure di assistenza relative ai programmi di emersione e integrazione previsti all'articolo 18 del testo unico di migrazione, quindi diciamo, quella che viene chiamata protezione sociale, non dovendo rinunciare alla domanda di protezione internazionale. Perché? Perché l'obiettivo, proprio per contrastare il più possibile, ma soprattutto a prestare una tutela estesa, ampia alle donne vittime di questa gravissima forma di violazione, è quella di armonizzare i due sistemi. Quindi, da un lato, i sistemi di assistenza previsti per le vittime di tratta, da un lato, il sistema asilo, che quindi necessariamente si fonde, si devono fondere l'uno con l'altro. Quindi anche gli avvocati o gli operatori che si trovano comunque a accogliere e a si interfacciano con queste persone devono esserne a conoscenza per poter appunto suggerire anche qual è una o più strade di tutela possibili, perché non è detto che sempre la donna vittima di tratta possa, come dire, avere i presupposti per poi ottenere la protezione internazionale. O almeno questo è, diciamo, anche il giudizio, no, che viene espresso. Io personalmente lo condivido poco, perché nella mia esperienza di conoscenza di molte donne vittime di tratta sfruttate sessualmente sul territorio, devo dire che raramente ho visto persone ho conosciuto persone che non avessero avuto degli effetti psicologici talmente profondi che l'eventuale rimpatrio le avrebbe potute esporre, diciamo, a condizioni intollerabili di vita, di fatto, che poi possono dare luogo a forme di persecuzione, discriminazione, proprio per essere in qualche modo state soggette a questo tipo di traffico.
Una delle diciamo, possibili casistiche nelle quali le donne vittime di tratta possono diciamo, essere riconosciute meritevoli anche di protezione internazionale e deriva dal rischio di retrafficking, perché il fatto, diciamo, il ragionamento in questo caso richiede a chiunque si trovi, sia noi come operatori del diritto, sia a chi poi dovrà giudicare a qualsiasi livello la domanda di protezione internazionale avanzata dalla donna vittima di tratta, l'operazione è una prognosi futura, quindi bisogna andare a comprendere qual è la possibilità, la ragionevole possibilità che questa donna possa essere perseguitata in caso di rimpatrio ed essere ritrafficata. E questo capita moltissimo alle donne, soprattutto adesso mi riferisco alle donne di cittadinanza nigeriana, le quali sono, diciamo, addentro ad un sistema talmente capillare di criminalità organizzata che non si traduce soltanto nella guzzina o negli sfruttatori qui, ma si traduce in una rete che appunto vede persone nei luoghi di transito, come può essere la Libia, come può essere il Niger, e persone in loco che in qualche modo possono anche esercitare una minaccia contro i familiari stessi di queste persone per costringerle a stare sostanzialmente sulla strada e ripagare il debito che hanno contratto per il viaggio, diciamo così, come viene detto, per l'assistenza, diciamo, offerta, ecco, per il viaggio e per tutto quello che è successivo. Quindi, ovviamente l'argomento tratta richiederebbe 10 giorni di analisi e approfondimenti, quindi mi scuso con gli esperti e esperte che ovviamente sto, diciamo, andando molto rapidamente. Quello che interessa è proprio analizzare oggi è il rischio di discriminazione, appunto, che queste donne possono vivere proprio per il fatto di aver subito questo tipo di sfruttamento, sia nel paese di origine, sia qui nel paese che li ha ospitati, le ha accolte. Mi viene male dirla, diciamo, affermarla come parola. Quindi, per esempio, in questo caso, si è espresso in questo senso il Tribunale di Milano proprio di recente, che ha riconosciuto proprio la possibilità appunto di questa donna di essere riconosciuta rifugiata, proprio in quanto, nonostante l'esperienza di tratta si fosse conclusa, il rischio nel proprio paese sarebbe stato quello di essere discriminata proprio per essere ritornata senza fortuna, innanzitutto, che è una delle tematiche della afferente la tratta, ma soprattutto per aver condotto questo tipo di vita qua in Italia. È il caso di una signora che è un caso abbastanza complesso che ho potuto seguire, che diciamo nel corso di questi ultimi anni direi, ed è una donna che vive in Italia da cittadina nigeriana, che vive in Italia da 20 anni. Questa donna quindi fece ingresso tantissimi anni fa. Ed era purtroppo all'interno del una vittima, ecco, all'interno di questo circuito criminale della tratta per lo sfruttamento sessuale. Lei, dopo un viaggio incredibile, giunse in Italia e qui venne sfruttata per tantissimo tempo, circa una decina d'anni. Questa donna, per una serie di motivi, ebbe dei problemi poi anche con la giustizia, cosa molto, diciamo, che può succedere in certe circostanze, perché diciamo, la responsabilità penale che è stata accertata riguardava fattispecie che, per esempio, afferivano alla resistenza pubblico ufficiale, vi faccio un esempio, e poi nella descrizione dei fatti furono tutte situazioni in cui lei in quel momento si trovava a prostituirsi sulle strade. Questa signora inoltre fu costretta all'ingresso a dichiarare delle false generalità, quindi si dichiarò con un nome e cognome diversi, ma anche con un paese di nascita diverso, che allora era la Sierra Leone. Ovviamente perché gli sfruttatori tendevano così a ottenere dei documenti che comunque potevano essere strumentali per tenere qui la propria merce, fondamentalmente, perché di questo si tratta. Questa donna
abbiamo appunto, nonostante le false generalità che poi sono state poi contestate, fece appunto domanda di protezione internazionale nel 2019. E nonostante fosse passato molto tempo dalla fine dell'esperienza della tratta, la Commissione territoriale ha riconosciuto, e nonostante anche se vogliamo precedenti penali, ma su questo appunto non posso approfondire in questo momento, hanno riconosciuto lo status di rifugiato proprio per il rischio di subire gravi discriminazioni nel paese di origine della Nigeria, anche a causa della interruzione delle relazioni familiari che questa signora aveva sofferto proprio in ragione di quello che lei faceva qui in Italia, era costretta a fare qui in Italia, e anche in ragione dell'assenza di tutela da parte dello Stato nigeriano, sufficiente, ecco, adeguata, più che altro perché grandi sforzi si stanno facendo anche in quel senso, però nel sostenere queste donne. L'ultimo punto è appunto l'identificazione precoce delle vittime di tratta, che è di fondamentale importanza, come diceva Francesco, perché può evidentemente come dire, evitare che la persona venga immessa nel circuito dello sfruttamento, oppure ne esca dopo lo sfruttamento e quindi poi in una condizione che spesso è di grave vulnerabilità ed emarginazione. Ed è in questo caso, direi, un caso che potrei dire di scuola che mi capitò, una ragazza minorenne, evidentemente minorenne, aveva 16 anni quando entrò in Italia, io ho 15 anni, quindi la conobbi intorno ai 17 anni, e lei si presentò da me ad uno sportello in cui io prestavo la mia attività volontariamente, chiedendomi un aiuto per modificare la data di nascita sul suo documento, perché mi diceva: guarda, questo giorno, questo mese non sono corretti. E io risposi, ricordo, neanche l'anno probabilmente, perché evidentemente quello era qualificava come maggiorenne, ma in realtà questa ragazza era evidentemente minorenne. Era nigeriana e è nigeriana. Quindi che cosa ho fatto in quel momento? Ho applicato quello che sono le conoscenze nell'ambito della tratta, quindi ho cercato di individuare se questa ragazza presentasse gli indicatori tipici della tratta, per cui da dove vieni, come hai fatto il viaggio, dove vivi, cosa stai facendo. Domande molto semplici per capire qual era la situazione. E ho, diciamo, compreso immediatamente che ci fosse stato questo tipo di passato, quantomeno. E così fu. Dopo però circa una ventina di colloqui, siamo riuscite ad arrivare a creare quel contatto, quella fiducia per la quale lei si è sentita libera di raccontare questo passato così gravoso, così sofferente, e abbiamo potuto poi portare all'attenzione della Commissione la sua situazione ed ottenere lo status di rifugiata. E, mi taccio perché è tardissimo. Va bene, allora Valentina, torniamo nel tuo settore. Qui Paola ci ha detto le cose a cui deve fare attenzione l'avvocato o chi assiste queste persone per individuare certe. Quali sono, diciamo, in che modo può usare l'operatore le sue conoscenze nel campo della discriminazione per l'orientamento sessuale e l'identità di genere per migliorare la comprensione della realtà da cui questi arrivano e poi, nel caso delle mediazioni, gestire il conflitto? Qual è il modo giusto per approcciare queste persone, capirne i problemi e aiutarli nel risolverli? Sì, come dicevi, sono convinta che sia necessaria innanzitutto una buona conoscenza delle differenti realtà, della complessità degli assetti familiari. E questo non può sicuramente prescindere da una disposizione mentale di apertura, il più possibile scevra da pregiudizi, da stereotipi che esistono, che sono connaturati nella nostra educazione, nella nostra cultura e anche nella formazione professionale.
noi non siamo immuni da stereotipi e pregiudizi, sono meccanismi di comprensione della realtà che sono necessari per noi per poter comprendere, conoscere in maniera veloce, in maniera dinamica, incasellare e raggruppare e fare mappe, concettuali. Insomma, noi conosciamo in questo modo, però noi dobbiamo essere consapevoli di questo meccanismo, devono essere processi che sono dichiarati a noi stessi, innanzitutto, perché è proprio una questione di approccio, cioè sapere che noi funzioniamo in questa maniera e che possiamo quindi interpretare le dinamiche, le relazioni familiari, a seconda di come siamo stati abituati a conoscerle e quindi a costruire il concetto di normalità, il nostro concetto di normalità, ci aiuta senz'altro a partire con il piede giusto, perché ci consente di lasciare aperta la conoscenza ad altre dinamiche, appunto altri nuclei familiari. Quindi sicuramente una questione di approccio mentale, ma anche una questione di linguaggio. Sapere che non abbiamo, se trattiamo sia come avvocati che come mediatori e mediatrici, con una famiglia di due padri, non abbiamo di fronte un mammo, sono due padri. Quindi sapere che bisogna rivolgersi con rispetto a una persona trans che sta affrontando un percorso di riattribuzione di genere o che non lo sta facendo perché non ne sente la necessità, pur sentendosi di appartenere a un genere differente rispetto a quello che gli è stato attribuito alla nascita, significa chiedere, rivolgersi a lei o a lui con il sesso e il nome elettivo, senza forzature, senza strafare, ma anche proprio mettendosi nella condizione di ascoltare, cioè di capire, di chiedere come vuoi che io ti chiami? Raccontatemi della vostra famiglia, questo bambino, come vi chiama? Chi sei tu per questo bambino? Quindi sia come avvocati, come mediatrici, avere di fronte una coppia dello stesso sesso significa che non dobbiamo andare a cercare il ruolo paterno e il ruolo materno, perché lì abbiamo due papà o due mamme, quindi ognuno avrà la propria funzione, poi ci sarà chi avrà più una funzione normativa, più di cura o le interpreterà entrambe a suo modo. Quindi per questo è importantissimo anche il linguaggio. Possiamo avere a che fare appunto anche con coppie con culture che sono sostanzialmente differenti dalla nostra, quindi sappiamo che può essere importante nel proporre la mediazione o un lavoro appunto in studio, anche integrando la figura del mediatore culturale, che può aiutare a leggere i significati di certi comportamenti e di certe scelte familiari. Penso che sia anche una questione di onestà, perché che ha a che fare sicuramente con il nostro dovere di competenza, cioè non dobbiamo trattare tutti i casi a qualunque costo, cioè dobbiamo essere onesti e anche metterci nella dimensione di poter essere affiancati da un collega, collaborando, in codifesa. E questo sicuramente alza il livello della competenza, ci dà l'opportunità di imparare se vogliamo affrontare una determinata questione e quindi anche di non perdere un'occasione. Quindi questi sono elementi che possono favorire senz'altro un ambiente di fiducia in cui i clienti si possono sentire accolti, riconosciuti e in cui quella famiglia lì, quel progetto genitoriale lì è riconosciuto. Questo senz'altro favorisce il dialogo, una comunicazione rispettosa, una buona gestione del conflitto ed è anche di buon esempio per la controparte e per l'altra parte, per il cliente stesso, perché molte volte siamo noi a trovare un cliente che ha invece necessità di fare qualche passo in più. E quindi è importante anche non aderire completamente alle posizioni del nostro assistito, soprattutto quando si tratta di discriminazione.
la conoscenza, quindi sulla discriminazione, sull'orientamento sessuale, identità di genere, può migliorare la comprensione della realtà, la gestione del conflitto, ma è anche molto utile perché può prevenire il conflitto, può evitare che diventi aspro, che diventi esacerbato, perché le tecniche di ADR, quindi non penso solo alla mediazione familiare come spazio, come setting, come tempo, ma utilizzare le tecniche mediatorie. Può essere sicuramente utile per aiutare i genitori, ad esempio, di una famiglia coparentale a gestire la genitorialità. Vi porto un esempio, quindi non parliamo di conflitto separativo, parliamo di una famiglia formata da una mamma e un padre per un bambino, quindi due grandi amici che con i rispettivi partner hanno deciso di crescere insieme un bambino, residenti in regioni diverse. Quindi è chiaro che qui si parte, cioè la frequentazione a distanza, la divisione dei tempi in maniera equa, la chiarezza della definizione dei ruoli dei genitori, ma anche dei partner. Questi sono stati tutti elementi che sono stati oggetto di discussione, sono stati analizzati, pensati per favorire la quotidianità, la crescita serena, equilibrata per questo bambino. Abbiamo senz'altro anticipato delle tematiche con il rischio di mettere un carico di tensione, abbiamo anticipato aspettative, frustrazioni, situazioni che magari non si realizzeranno mai in quella famiglia, ma che un lavoro così importante che dà proprio il senso di quanto pensiero, di quanta riflessione, quanto impegno possono esserci dietro un progetto genitoriale di questo tipo. Ecco che qui si lavora per prevenire il conflitto, andando appunto a impegnarsi sul fronte della responsabilità degli affetti più che sui diritti. Cos'altro possiamo fare in concreto come professionisti, mediatori, avvocati? Ci capita sicuramente molto più frequente di venire in contatto con coppie che hanno appena avuto un bambino, si rivolgono agli avvocati per definire una cornice di tutela legale ove ancora purtroppo l'ordinamento non dà una risposta chiara e certa. Penso ad esempio alle coppie dello stesso sesso. Ecco che la mediazione viene ancora in aiuto anche in questo caso, perché abbiamo l'occasione di ragionare in un momento tanto felice che è quello della nascita, sulla fine del rapporto di coppia. Sulla responsabilità genitoriale che prescinde dal rapporto di coppia stesso, lo attraversa, perché si può finire di essere una coppia, ma non si finisce mai di essere genitori. E quindi con quella coppia genitoriale si lavora, si capisce che, mutuando anche alla normativa rivolta alla genitorialità, ai principi su cui si fonda la responsabilità reciproca alla genitorialità, che come potrebbe essere una separazione in quella coppia lì. E quindi il nostro ruolo può essere ancora più interessante e importante perché se non può impedire una separazione, perché questo chiaramente è impossibile, può aiutare a prevenire che il conflitto diventi patologico e lacerante, a discapito poi dei figli e anche dei genitori, della vita dei genitori. Queste sono situazioni che, come nelle migliori famiglie, avvengono anche nelle coppie LGBT. Quindi questo, insomma, penso che siano i principi e l'atteggiamento, il comportamento che può senz'altro dare un grande aiuto a noi stessi, anche all'iter giudiziario, se lo stiamo affrontando, e alla coppia, ai colleghi, insomma. Direi che questo sicuramente è un quadro da tenere in considerazione. Mi sembrano considerazioni molto rilevanti che colgono assolutamente la preziosità dell'intervento del legale, dell'avvocato, del mediatore e diciamo che se ognuno di noi va alle situazioni che ha vissuto, si rende conto quando
davvero il magistrato si rivolge agli avvocati con lo sguardo un po' fuori dalle orbite, perché si rende conto che c'è una situazione molto difficile che a lui sarebbe rimessa da risolvere, ma si rende conto che avrebbe grosse difficoltà a trovare un bandolo fattuale e giuridico al quale appendere poi la vita continua delle persone. Rinvita, dice le parti, ma guarda, sempre gli avvocati, in questo caso i magistrati più bravi lo fanno, quelli più bravi ancora lo fanno con gli avvocati da soli quando non ci sono le parti, e glielo dicono: avvocati, aiutatemi, perché altrimenti qua la situazione è molto difficile, io potrò trovare un precedente, potrò trovare un punto di diritto, potrò basare la mia decisione su un episodio fattualmente più provato di un altro, ma se voi non mi aiutate a costruire a ricostruire una relazione tra questi soggetti, diversa da quel punto di partenza, ma che sia una relazione, comunque non ne usciamo. Quindi cercate di farli riflettere, aiutate, voi che passate più tempo di me con loro, aiutateli a capire, e aiutatemi a capire se ci possono essere dei punti anche al di là di quello che loro stessi sono in grado di dire esplicitamente. Cerchiamo di trovare insieme una linea di comune, di nuovo equilibrio. E questa è un'attività molto importante, gli avvocati ovviamente la fanno anche prima che ci sia intervento dei magistrati, perché tutti noi sappiamo che il conflitto davanti al magistrato è un po' come entrare in guerra, una volta che hai cominciato a lanciare i missili e non sai quanti te ne cadranno dalla parte tua, quanti di quelli della parte dell'avversario, quanto durerà, quanto non durerà e che capacità ci sono. E le guerre si perdono anche per sfortuna, e le guerre perse per sfortuna creano tensioni e poi fanno scoppiare nuove guerre. E non è il nostro intervento è invece nel cercare di trovare un equilibrio che sia il più saldo possibile, sia per chi è assistito da norme di legge che lo reggono in piedi e che quindi lo giustificano, ma anche che siano delle linee di contatto che si reggano su quello che è la realtà fattuale di quel rapporto incrinato, ma ancora pieno di peculiarità. E quindi credo che questo sia assolutamente molto importante. Stavo guardando tra le domande. Ci sono un paio di domande che mi sembra che possano essere di interesse generale, che sono state espresse dal nostro numeroso uditorio, perché abbiamo ancora quasi 250 persone collegate con noi. Volevo la prima rivolgerla a Paola. Un collega, Marco Carnevali, dice: per le vittime della tratta, ci sono degli indicatori da utilizzare in ambito sanitario? Ci sono delle cose che possono essere individuate per cogliere questo problema della tratta? Dunque, allora, sì, direi in ambito sanitario, ora, le donne vittime di tratta, le giovani donne vittime di tratta, potrebbero sicuramente, anzi si rivolgono alle strutture sanitarie in alcuni casi per interrompere delle gravidanze indesiderate, per esempio. Quindi mi riferivano proprio delle operatrici di un ospedale torinese che alle volte hanno la percezione che ci sia qualcosa che non va, ecco, perché per esempio queste ragazze sono attese, ecco, da persone fuori dalla, diciamo, nella hall, fuori dalla struttura, ma nei casi in cui questo non accade, perché ormai direi che il fenomeno tratta ha subito talmente tanti e profondi mutamenti che diventa davvero complesso, ecco, dare una risposta univoca, io direi che gli indicatori principali sono la giovane età delle donne, la provenienza da diciamo da paesi, da aree che sono interessate da questo fenomeno, quindi questo è abbastanza
diffuso, si possono trovare informazioni anche, voglio dire, banalmente su internet. Immagino anche, sono quasi sicura che i centri antiviolenza oppure le regioni stesse, visto che ci sono dei piani proprio regionali, antitratta, nazionali, antitratta, piuttosto che lo stesso NHCR abbia redatto delle linee guida dove ha, diciamo, elencato quelli che possono essere gli indicatori e sicuramente dai quali si può trarre un suggerimento anche per chi lavora nell'ambito sanitario e può venire a contatto con queste persone. Normalmente sono persone anche che presentano delle problematiche di salute, quindi grandi, profonde emicranie, problemi ginecologici, insomma, diciamo che forse con una prima avvisaglia può essere, è molto giovane, gli faccio qualche domanda, non parla per niente la lingua italiana, ad esempio, non si capisce bene, è molto confusa la risposta del luogo in cui abita, pare che non vi siano familiari insieme. Queste condizioni, queste situazioni possono più che altro allarmare, quantomeno, e perché no, attivare poi dei servizi. Bene, e invece Giulia Fumagalli ci chiede, ci pone un caso che sta seguendo, di un ragazzo che è scappato dal suo paese perché è ritenuto omosessuale. Lui ancora invece dichiara di non essere omosessuale. Qui c'è forse un problema di percezione da parte del ragazzo della sua situazione, no? Anche la difficoltà ad accettarlo, probabilmente, o non piena consapevolezza, parla di un giovane uomo, quindi può esserci ancora una non maturata consapevolezza. E lei sta seguendo questa posizione. Il Tribunale di Milano ha ancora in gestione questa cosa, non si è ancora espresso, e la collega dice: la mia impostazione è appunto che ciò che conta per richiedere la protezione è la percezione sociale e il rischio che correrebbe se fosse rimpatriato, anche se lui ancora oggi si professa o cerca di o non ha ancora ammesso a se stesso la sua situazione, ma la percezione sociale dall'esterno lo espone perché lo segnala e quindi lo espone. E allora io che sto portando avanti questa cosa, faccio bene a dire che non è tanto ciò che lui, come lui si sente, ma quello che gli altri percepiscono, come lo percepiscono gli altri? Sì, allora Giulia, giusto? Si chiama Giulia Giulia. Fumagalli. Giulia, ciao. Allora, sì, sempre davvero con grande umiltà, perché io sono una giovane avvocata, quindi lo sottolineo, nel senso che io sto maturando l'esperienza come tutte e tutti voi, però ritengo di sì che assolutamente la percezione da parte della comunità di appartenenza o della comunità appunto del paese di origine, di provenienza, è sicuramente un dato dirimente ai fini dell'identificazione della persona come appartenente ad un gruppo sociale e ovviamente qualora in quel paese quel gruppo sociale sia particolarmente osteggiato, particolarmente discriminato, chiaramente questo può legittimare la domanda di asilo. Consideriamo anche che allora è molto comune il fatto che le persone LGBTQ non abbiano appunto consapevolizzato la loro condizione o la questione dell'orientamento sessuale, piuttosto che l'identità di genere, appare ancora confusa e questa comunque è una condizione che espressamente l'NHCR esplicita come da proteggere, nel senso che anche nel momento in cui l'identità, la propria identità, il proprio, sì, la propria identità è questione in una fase evolutiva, quindi ancora non si abbia una, come dire, una chiarezza. Questo deve essere protetto perché comunque parte fondamentale della propria identità ed è, deve essere protetto. Quindi io comunque seguirei esattamente la strategia di Giulia. Quindi sì, per me sì. Francesco, il microfono. Mi pare che anche le domande più rilevanti che ci avevano posto, siamo riusciti a dare
una prima risposta, un primo riscontro, dalla, direi che dall'incontro di oggi sono emerse le tantissime peculiarità e difficoltà anche che questo settore di intervento dei legali pone e richiede senz'altro una grande sensibilità, una grande disponibilità, come hanno detto entrambe le relatrici. Il primo requisito che si chiede a un buon avvocato che voglia fare da mediatore o da dare un'assistenza effettivamente è quella non solo di trovare un protocollo di comunicazione, ma soprattutto un protocollo di ascolto che gli consenta, sintonizzandosi sulle giuste frequenze di quella persona, di quel gruppo, di quelle sensibilità, sulle stesse sensibilità, in modo da poter avviare questo dialogo. È sempre comunque il primo ponte, il ponte radio, il ponte di comunicazione che si deve stendere, poi ci si avvicina, è come quando si fa un soccorso in mare. I miei amici della Guardia Costiera che fanno questo lavoro e si spendono per cercare fisicamente di ricomporre quel ponte in mezzo al mare che non c'è, la prima cosa che fanno è cercano con la radio, con l'ascolto, di trovare chi è, cosa vuole, dove stanno, qual è effettivamente. Poi, al di là di quelle che sono le mille vincoli normativi, economici, le distanze, le cose, cercano poi a quel punto di avvicinare la persona, di andargli intorno, di non farla allarmare, perché in quei momenti anche un eccessivo allarme può provocare il disastro. Una delle cose più pericolose è quando il soccorso non viene fatto da personale addestrato, anche possono essere bravi marinai ma non hanno mai fatto soccorso, e si avvicinano tutti da un lato dell'imbarcazione, gli altri ti vengono incontro, tu li devi calmare, invece la cosa migliore è prenderli sui due lati dell'imbarcazione, trasmettergli tranquillità, il fatto che ormai siamo vicini al contatto. E poi c'è il momento del contatto vero e proprio, che lascia nei cuori di chi è salvato, quando poi dopo sbarca a terra, ormai è sicuro che è salvo, un'enorme felicità, e significa l'inizio della vita. Ma vi posso assicurare, perché ne ho sentiti tanti di questi amici della Guardia Costiera, del personale della Guardia Costiera italiana, che è, aperta parentesi, il corpo che più al mondo, in qualunque periodo della storia, ha salvato persone, perché quello che ha fatto, che abbiamo fatto noi italiani in questi anni, non lo ha fatto mai nessuno nella storia del mondo, è l'arricchimento personale, la gioia che ti dà di entrare in contatto con queste persone e di poterle portare a una nuova vita, è qualcosa per la quale questi operatori ti dicono: io lo rifarei e lo rifarei e lo rifarei tutti i giorni, senza ferie, senza niente, perché quello che mi dà fare salvare queste vite è un'esperienza unica al mondo. E anche per l'avvocato, secondo me, è così. Quando si entra in contatto con queste persone e le si tira fuori dalla ghettizzazione in cui sono finite e li si riporta alla vita, il recupero alla vita con gli altri, in una comunità nuova verso la quale sono andate, è veramente il massimo che può fare l'avvocato, quando riesci a reinserire le persone nel circuito normale della vita libera, che può dare a tutti noi il meglio e può far sviluppare le personalità di tutti noi nel modo migliore. E tra l'altro queste sono ricchezze per le comunità, perché le comunità sono fatte dei singoli cittadini, delle singole persone che, se si sviluppano nel senso positivo, possono fare grande una comunità. Non esistono comunità che sono migliori perché sono in
quella terra, sono le persone e le esperienze di quella comunità date a tutti che la rendono poi più viva e più grande. Bisogna capirlo, non tutti nel mondo lo capiscono. Diciamo che nel nostro piccolo, l'Italia, che si trova in mezzo tra tre continenti, in un mare che collega tre continenti, e si trova proprio in mezzo a questo mare, è stata forse quella che più nella sua storia ha creato connessioni, regole di vita comune. Il diritto l'abbiamo creato, l'hanno creato i romani. L'impero romano, tra tutti gli imperi, è stato il più inclusivo di tutti, il più inclusivo, ed è quello che ha lasciato più tracce, perché significa creare connessioni, creare strumenti di collaborazione. Ci si arricchisce lavorando insieme e trovando la via per stare meglio insieme che non separati. Questo è il ruolo dell'avvocato, questo è il ruolo dell'inclusione, questo è il ruolo dell'accoglienza. Quindi sono tutti aspetti sui quali è bene che ciascuno di noi si renda conto dell'importanza del nostro piccolo ruolo integrato nel ruolo più grande. Credo che l'incontro di oggi abbia dato tanti spunti a tutti noi per farci crescere e spero molte indicazioni a tutti quelli che hanno ascoltato. Io ringrazio moltissimo Paola Colasanto e Valentina Pontillo con la loro appassionata testimonianza e le loro ottime tante informazioni e testimonianza di che cosa si può fare e come si può fare, ciascuno di noi può fare. Vi ringrazio e spero che il prossimo incontro sarà l'ultimo del corso. Credo che il corso abbia dato parecchio a tutti coloro che l'hanno seguito e vi saluto, vi lascio al prossimo appuntamento. Buona serata. Grazie Francesco, grazie a tutti quanti per aver partecipato. Grazie, grazie mille.